Andiamo! Di qua! Ora siamo pari. Ma la situazione è cambiata. Stiamo per avere compagnia. Sei tutti armati. E tu hai usato l'unico colpo per uno stupido rettile. Avrei fatto meglio a lasciarti mordere. Ora come ti senti ad aver salvato il serpente? Pronto a sentire altre opinioni, va bene? Sembra la fine di una bellissima amicizia. È stato un piacere, dottore. Se ne va. Ma perché? Comunque sia, approfittiamone. Scampati dalla padella per finire nella brace. Dovete perdonarmi, aspettavo un ospite diverso. Spiacente di deludervi. Non sono deluso. Ho ottenuto proprio quello che volevo. Grazie al serpente ho trovato la regina di spade. E voi, dottore? Arrampicarvi per i canyon così lontano da casa. Sono stato rapito dal serpente. Ma che vita affascinante, dottore. Rapito dai banditi, salvato da dame mascherate. E adesso? Schiere di angeli scenderanno su di noi dal cielo? Mentre stiamo qui a perdere tempo, il vero criminale se la squaglia. Questa donna mi ha salvato la vita. Toccante. Ma è irrilevante. Non per me. La signora ci lascia, colonnello. Se i vostri soldati fanno fuoco, io vi uccido. Se mi spara, sparate a lui. Non farlo. L'ho già fatto. Altruismo da una parte, autosacrificio dall'altra. Ah, è così romantico. Che facciamo, colonnello? Abbassate le armi. Grazie, dottore. Minacciarmi con una pistola carica è insolitamente stupido per un uomo intelligente come voi. Chi ha detto che è carica? Inseguitela! Scortate il dottore in città. Mettetelo agli arresti a casa sua. Di voi mi occuperò dopo.
Serpente! Serpente! Sta arrivando il colonnello Montoya! E così stanno andando tutti quanti dietro al serpente. Significa che la città è piena di donne. E d'oro. Sicuramente il colonnello Montoya saprà cosa sì, fare. Certo. Sì. Sono venuto a trovarti per due ragioni. Primo, ringraziarti per avermi detto che la città era senza uomini. Pronta per essere saccheggiata. E secondo, finire il lavoro. Ma guarda, ecco un uomo con una missione. Hai sparato a Leandro e portato i soldati al mio nascondiglio. Non avevo idea che Montoya fosse lì. Ti sei alleato con la regina di spade. Non è vero. O meglio, non del tutto. Bugiardo! Dimmi addio, dottore. Ancora tu! Contento di vedermi? L'ho ammazzato. Per salvarmi. Grazie. Dottor Helm! Cos'è successo qui? Dritto al cuore. Anni di pratica medica. Un interessante pomeriggio. Voi capite che ho il dovere di portarvi in prigione? A quel punto confesserò pubblicamente di aver ucciso il bandito che non riuscivate ad arrestare. Però, se vi mostrassi clemenza, per quanto non la meritiate,
Potreste rivendicare il serpente come vostro trofeo. E voi rinuncereste a quest'onore? Sarebbe il minimo per avere la libertà. Vero? E in fondo... un coltello vale l'altro, no? Precisamente. Appenderò il serpente nella piazza del paese. Che il popolo veda come Montoya tratta assassini e ladri. Ho sempre saputo che eravate un eroe del popolo. Visto, signor Hidalgo? Non striscia più. Bene, mi congratulo, colonnello. Avete fatto come promesso. Beh, diciamo che ho fatto la cosa giusta. Col vostro aiuto, naturalmente. Qualcuno si compiace della morte. E un altro beve per dimenticare. Dovrei andare da lui. Ma attenta, Tess. Gli piace la regina, non tu. Allora, dottore, sembra che il mio aiuto non fosse necessario. Sì. Grazie. Chissà com'è difficile vivere avendo ucciso un uomo. Il colonnello Montoya deve essere molto forte, immagino. Sì, suppongo di sì. Preferisco un uomo che salva la vita a uno che la toglie. Ma sono certa che non sempre si può scegliere. Signorita Alvarado, senza offesa, ma cosa potreste mai sapere voi sulla vita e la morte? Niente. Allora? Chissà, forse un giorno.